Gol di Notte, un programma di e con Michele Plastino. Un carissimo saluto a tutte le amiche e a tutti gli amici di Gol di Notte che ci seguono attraverso Teleuniverso, NSL, nel mondo web da Canale Europa. E adesso che presento gli ospiti ricorderemo anche un altro modo per seguirci. E comincio subito da fianco a me Marco Piccari. Ciao Marco. Ciao Michele. TMV Buonasera. Radio, dove potete seguirci. Lui è il direttore, siamo concorrenti, lo diciamo ogni volta. Io con Radio Sportiva. Oggi abbiamo, e poi ne parliamo, subito parecchie critiche. E poi vi dico perché. Allora, intanto grazie ciao, perché Michele. Poi eri leggermente indisposto, sei venuto uguale. Grazie veramente. Ma figurati, grazie a te. Poi, da quest'altra parte abbiamo il capitano della Roma, nostro, che è Fabio Pedruzzi. Ciao, ciao Michele, Fabio. Buonasera a tutti. E poi io alterno, prima uno poi l'altro, perché devo arrivare all'ultimo, in modo un po' particolare. Perché quello è il posto sempre invece dell'amico Stefano Pantano. Buonanotte, buonasera. Oggi avrai in mano tu tutta la Lazio, ce l'hai in mano tu. Pregherei però la regia, prima di tutto, siccome ormai lui ha capito che se ne parla e quindi fa trend, questa volta con le scarpe, che in genere il suo argomento, ha addirittura esagerato, perché è venuto con la scarpa di un colore e la scarpa di un altro e ci vuol far credere che sia trend fare così. No. Per me è solo una cosa che se l'avessi è fatto... È una nuova moda, la scarpa spaiata. Sì, se l'avessi fatto quando ero ragazzina, due schiaffoni da mamma o papà li prendevo. No, non mi menavano, però però c'era un rischio. C'era un rischio. E concludo, ecco perché concludo sempre con un ospite invece per me particolare. Allora, intanto un amico a cui voglio veramente bene. Grazie Michele, te ne voglio anch'io. E che era un po' che non vedevo qui. In genere veniva a parlare anche della Roma, di cui lui è un vecchio tifoso, però l'avvocato Renato Archidiacono, che saluto, ripeto, con un affetto incredibile, e oggi è qui... Proprio perché abbiamo deciso che in questa prima parte, siccome lui è molto competente nel settore, faremo un po' di chiarezza sulla storia della Juve, perché le sentiamo di tutti i colori, poi vedrò se riesco a rintracciarmi pure un video dove sono nominato, per cui va bene. Però stasera, in questa prima parte, ci terrei proprio a fare questa specie di copertina per mettere un po' di chiarezza su questo argomento. Ciao Michele, buonasera a tutti, ci proviamo. Ci proviamo, per carità. Con te vado veramente tranquillo. Devo dire che tranquillo. È di un'eleganza imbarazzante però stasera Stefano, con queste scarpe. No, ti prego, non lo alimentare. Detto da te lo sai, allora, cosa mi riempie il cuore allora, di gioia. Allora, cominciamo subito qualche minuto su questo argomento. Botta e risposta con Renato, avvocato lo lasciamo un attimo da parte, sì, sennò certo. Qui diventiamo così. Però prima io saluto invece la mia redazione, quella vecchia, cioè quelli anziani, che sono dall'altra parte, e anche quelli molto brutti. E quindi saluto Flaminia Mannocchi, ciao Flaminia cara. Ciao Michele, buonasera a tutti. Messaggi in numero? 3939 300 400. Potete cominciare sin da ora e poi faremo questa botta e risposta. E invece adesso andiamo all'altro brutto, che è il nostro Giuseppe Vignoni. Ciao Giuseppe. Ciao Michele, buonasera a tutti. Vedete com'è radioso, il suo Napoli ha rivinto un'altra volta, eh? Stai andando? Assolutamente. Stai andando, Giuseppe? Si ferma per fortuna. Comunque è preoccupato. Di che? Ho parlato fuori, non si sente tranquillo. Comunque il solito ringraziamento va alla mamma, perché oltre alla torta oggi... Veramente la signora, signora un bacio, io ho già approfittato. Sì, pure io che non mangio mai le meringhe, ma queste erano straordinarie. No, cioè... ma io sono appassionato di meringhe. quindi ce l'ha portate una quantità infinita, buonissime tra l'altro. E quindi la ringrazio ancora, salutando anche appunto tutta la famiglia. E allora adesso andiamo a noi e cominciamo con il primo interrogatorio. È bello che lo facciamo noi a te che sei avvocato. Su questa storia. Parti tu Marco? Che domanda gli vuoi fare all'avvocato? Ma intanto io avvocato vorrei partire subito con, visto che sono stato al centro in questi giorni, che sembra soltanto le dichiarazioni del PM Santoriello, mettendo un po' da parte tutto quello che invece abbiamo sentito in precedenza. Volevo sapere un suo pensiero su queste dichiarazioni. Che quelle hanno poco... di Santoriello? Sì. Ma devo dire... Probabilmente sono delle dichiarazioni del tutto inopportune, ma insomma forse in un momento di convivialità forse non dovremmo scappare. Però, poi sono di tre anni fa. Segnalerei che su una questione così rilevante e delicata, perché oggi noi non dimentichiamo che c'è un processo penale che si sovrappone al procedimento sportivo.
nel quale alcuni imputati sono imputati di reati che vanno da 3 a 8 anni per quanto riguarda le false comunicazioni sociali delle società quotate in borsa e da 1 a 6 anni per quanto riguarda la manipolazione dei mercati. Quindi andare a discutere di una questione così rilevante attaccandosi alla dichiarazione di un pubblico ministero fatta 3 anni fa e immaginare semplicemente che questo pubblico ministero possa essere un persecutore della Juventus giocandosi credibilità, stima e carriera per ragioni a questo punto di tifo, sì, mi sembra francamente fuori luogo. Poi ricordando che il pubblico ministero costruisce castello accusatorio, non giudica. Il pubblico ministero in questo momento ha formulato delle imputazioni, delle contestazioni, però c'è anche una sentenza sportiva, questa è decisione. Questo poi ne riparliamo, sì, fra un pochino. Questo ne riparliamo, facciamo prima un, certo, giro così. Su quella sportiva arrivo io, ci, certo, tengo, perché te lo ricordi, io feci la prima tesi di diritto sportivo nella storia. Quindi... Quando all'epoca era un fatto come rivoluzionario. Sono stato il primo, dato che sono 100 anni fa. E non riusciamo mai a trovare neanche in che istituto, perché, certo, non esisteva, certo, niente, e lo feci in sociologia giuridica. Ah, trovai lì la possibilità di farlo. Vabbè, comunque, a te. Buonasera, avvocato. Oltre ai punti penalizzazione alla Juventus, ci si può aspettare qualcosa di diverso? Oppure... Ecco, abbiamo detto no, lo spostavamo sul penale. Allora, no, vabbè, ci sono. La domanda è, sì, effettivamente interessante. Cioè, qui ci sono diversi filoni. C'è una sentenza della CAF che è oggetto di impugnazione avanti il collegio di garanzia del CONI e per la quale la Juventus è stata penalizzata di 15 punti. Poi c'è un altro procedimento in fase di indagini che probabilmente porterà dei deferimenti che riguarda invece la questione stipendi, operazione cosiddetta stipendi, quelle famose questioni di cui, se volete, parliamo, che potrebbe comportare un'ulteriore contestazione e quindi un ulteriore procedimento e quindi un'ulteriore sanzione. Questo però è futuribile, diciamo. E allora devo intervenire un attimo, dato che hai tirato fuori questo argomento, poi arrivo subito da te, Stefano, perdona. Allora, è chiaro che la configurazione, se arriva poi il discorso, appunto come è arrivato, del diritto sportivo, riguarda poi quello che è l'articolo sulla lealtà, perché altrimenti non, altrimenti l'articolo 4, altrimenti non sarebbe possibile. E ti faccio quindi una domanda molto scomoda, faccio io la parte dell'avvocato difensore della Juve in questo caso, per dirti, ma scusami, siccome la slealtà è quella configurabile a questo punto con il fatto che loro in maniera illecita hanno avuto, diciamo, lo dico in maniera volgare, dei soldi per poter spendere di più che non nei confronti di altri. Quello, no? Sarebbe il risultato, diciamo, il risultato di questa operazione. Allora io dico, ma se poi si scopre che magari qualche altro presidente, al modo suo, nella sua impresa, quello che ti pare, ha fatto qualche discorso di tipo illecito e ha guadagnato tanto... Poi che succede? Che allora a catena anche quei presidenti sono poi penalizzabili? Teoricamente poi, certo, sì, che sì, però noi parliamo di un procedimento che c'è, che è partito, vabbè, da una ispezione della Consob. Mi interessava sapere questo. Cioè, la società quotata in borsa, giusto? È perché la Juventus quotata in borsa nel luglio del 2021 la Consob ha fatto dei rilievi per le plusvalenze per 215 milioni e da lì poi nasce tutto il resto. Ovviamente ci sono altre società quotate in borsa i cui bilanci sono stati verificati dalla Consob, in relazione ai quali non sono stati mossi analoghi rilievi. Però ciò non esclude che domani, dopodomani, tra un mese, tra un anno ci siano altre società che abbiano, possono, come dire, e essere... Magari non quotate, non in quell'argomento del bilancio, ma per ingresso potrebbero essere delle regole tecniche diverse. Ma nei rapporti con qualcun altro, uno che fa le fa. Ma noi parliamo di questo processo. Questo processo, la Juventus, le operazioni per le quali è stata sanzionata, parlo di quello sportivo... In realtà le operazioni di plusvalenza, così come sono state ritenute, io non esprimo alcuna opinione, cerco di riportare i fatti che ho letto per fare in sentenza, sì. Sono consumate con il Manchester City, con il Barcellona, con l'Olympic di Marsiglia e con il Lugano. Quindi queste erano le società con cui sono state fatte alcune operazioni che sono state ritenute operazioni cosiddette a specchio. A specchio cosa vuol dire? Cioè la commissione disciplinare dice una cosa specifica, la contestazione è che trattasi di permute mascherate. Cioè per prima facevo, parlando con l'amico Stefano, dico questo telefonino, io dico che vale 1000 euro, tu dici che vale 1000 euro, anche il tuo, noi lo possiamo scambiare a zero. E lì non abbiamo alcuna, diciamo, beneficio dal punto di vista del bilancio, perché io te lo do, tu me lo dai a zero, perché tutte queste operazioni non hanno portato flussi finanziari. Se però io dico che il mio telefonino vale 1000 euro e tu dici che il tuo telefonino vale 1000 euro e io anziché fare una permuta con te faccio una vendita del mio a 1000, tu poi fai una vendita del tuo a me a 1000,
ovviamente avremo dei benefici di plusvalenza, perché magari questo telefonino io lo avevo comprato a 100 euro. Sto cercando di semplificarla. Sì, sì. No, poi... mi hai dato la sola, mi hai dato la sola. Questo poi no, poi vi farò sorridere se adesso riesco a recuperare perché, quel video. E mi taccio sul punto, perché se fosse una permuta, dei principi contabili internazionali stabiliscono delle regole di valutazione, il fair value, cioè un principio di equità. Se invece io lo metto come vendita, se io lo avevo iscritto in entrata a 10 milioni e lo vendo a 100, c'ho 90 milioni di attivo. Certo. Chiaro. No, questo io è quello che, ti facevo un esempio. Che è scritto nella sentenza, quindi io non so, poi le carte non le conosco, ma insomma, sto cercando di sintetizzare i passaggi tecnici della sentenza. Perfetto. Allora, adesso poi riprendiamo perché lo facciamo a tappe. Sì. Colgo io un attimo l'occasione perché, dato che è un momento di grande interesse culturale, allora è il momento in cui decido di promuovere il piccolo gruppo, qui così ben rappresentato dall'amico Marco, lì dal nostro studio, la parte più giovane. Allora, chiunque sia interessato a inserirsi nel mio corso, un'occhiata al sito, ma poi soprattutto... e voglio parlarvi io, e quindi la cosa più importante è che mi mandiate un'email con il vostro nome e telefono perché vi possa ricontattare immediatamente io e parlarvi e spiegarvi a Michele Plastino @virgilio.it, michele plastino@virgilio.it, oppure un WhatsApp al 335 81 20 478, sempre nome e telefono. Allora, adesso, prima di riprendere anche tutti i nostri contatti, devo dire poi dopo perché prego, ci mancherebbe. Ho detto prima tutte società straniere, tranne alcune società italiane, tra cui la Sampdoria, per la vicenda Otero, sì, per la quale però la Corte federale non ha ritenuto che ci fossero elementi di certezza, perché non c'erano le intercettazioni che erano state acquisite dal fascicolo inchiesta Prisma della Procura di Torino riguardante questa singola operazione. E poi c'erano altre che erano il Parma, la Provercelli, il Novara, per le quali peraltro si è detto... che non, essendo società non quotate, non valevano gli stessi principi e poi erano del tutto, come dire, episodiche. Anche un po' più marginali. No, per completezza, perché siccome abbiamo detto... Però ripeto, poi, a parte che torniamo con le altre curiosità con te, ma poi adesso appena posso vi recupero questo video che non avevo fatto in tempo prima perché ci facciamo due risate. Però adesso volevo dirvi alcune cose che riguardano le emittenti, cioè sia Teleuniverso, già lo dico adesso, Teleuniverso, di cui poi dopo vedremo il TG, quando torneremo alle cose del Lazio. Ma domani, mi raccomando, non vi perdete dalle 14.55 una grande maratona, grande servizio di Teleuniverso sull'area locale e regionale, come devono fare le televisioni di questo tipo, per quello che riguarda le elezioni. Quindi, secondo tradizioni, domani 14.55 qui da Teleuniverso. Mentre invece, per quello che riguarda NSL, allora adesso c'è una cosa molto particolare, perché NSL, che è combinato ovviamente con questa nuova realtà che è Radio Legends, si unisce a Stazione Birra per una cosa piuttosto importante, che è un grandissimo evento. E allora mandiamo un attimo adesso lo spot e poi vi aggiungo io qualche cosa. Stazione Birra e Radio Legends insieme per un 2023 pieno di musica, tributi e intrattenimento. Ogni venerdì e sabato dalle 20 Radio Legends va in diretta da Stazione Birra con il programma Radio Legends Tribute, che con musica e ospiti vi farà rivivere le più grandi leggende del pop e del rock. Inoltre, un venerdì al mese Stazione Birra ospiterà il Radio Legends Night Live, la notte delle leggende. Una serata all'insegna della grande musica e dello storytelling. Le più grandi tribute band si esibiranno sul palco alternandosi ad uno storyteller che vi farà rivivere il racconto del mito e della leggenda. Tutto rigorosamente live da Stazione Birra e in diretta su Radio Legends. Ascolta Radio Legends in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica subito gratuitamente la nostra fantastica applicazione sul tuo smartphone attraverso gli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com, stazionebirra.it. Allora, come abbiamo detto prima, Teleuniverso, che è una storica televisione, mentre il fermento giovanile di NSL ormai è chiaro sulle varie cose, e tra l'altro vi voglio anche dire questo, dedicato anche agli amici che mi seguono a Voci nella Notte, anzi lo ricordo sempre, mercoledì sera alle ore 21 con Fabio Martini, insieme raccontiamo storia e musica degli anni 60 e 70. Fabio Martini, editore di RTR 99, Canzoni e parole fuori dal coro, l'ho detta tutta, ogni tanto lo... allora voi amici di Voci nella Notte, ormai appassionati di musica, ecco, voi non vi dovete perdere questa serata, che appunto è venerdì 17
si terrà questo evento unico per il momento, la Notte delle Leggende a Stazione Birra. La serata comincia alle 21.45, ci sono delle cose meravigliose in questa grande serata. E l'altra cosa che volevo dire è che si può andare anche a cena alle 20, l'importante è che per chi ci voglia andare a prenotare è dare un'occhiata ai siti di radiolegends.com e stazionebirra.it. Quindi auguri ancora a Cristian Lelli, l'editore di questa nostra televisione e di questa nuova e formidabile iniziativa di grande successo. Allora, prima invece di andare, come dicevo, tornando a Roma al telegiornale di Teleuniverso, questo splendido telegiornale, ripeto ancora, domani dalle 14.55 questa grande maratona diretta dal direttore Alessio Porco, che saluto caramente, anche questa cosa da non perdere. Torniamo un attimo ancora a noi prima di andare a Lazio e Roma, poi ci torneremo anche dopo, con qualche minuto ancora su questo argomento, perché vedo già dalla faccia che desta molto molto interesse. Nel frattempo ricordiamo ancora il numero dei messaggi, fra poco partiremo anche con quelli, prego. 39 39 300 400. E se hai qualche notizia fresca, ce l'hai già? Ci sono le dichiarazioni di Spalletti dopo la partita, nel post partita. Ma tanto ormai, insomma, sì, dai, dimmelo un po', dai, dimmelo, allora, non sto scherzando. Dice, qui sul pezzo quanto amo Napoli. Ci tiene la nostra città, i nostri tifosi, e questa è la possibilità di farci fare grandi cose. Poi gli hanno detto che tra le 16 squadre che giocheranno la Champions League, il Napoli, da un punto di vista di scommesse, è quella che la vittoria, solo 3 squadre sono più quotate alla vittoria. Lui ha risposto: sì sì, so qual è il vostro gioco, lo conosco bene, ero piccolo quando si faceva, ne dobbiamo fare partita per partita, il fatto che ci facciano passare per quelli che vinceranno ci sono cose, e ci fa pensare che ci sono cose che andranno a posto da sole. Non è così, sempre così lui, se non, a un certo punto non c'è qualcosa di contro qualcuno, non è contento, anche se gli voglio bene. E tra l'altro però notate che ancora una volta dice la nostra città, lui ormai è dentro Napoli. Qui non è una ruffianeria, perché l'ho sentito la prima volta che l'ha detta, era proprio, direi, molto molto, come dire, spontanea. Allora, poi mi dirai, poi magari introdurremo i messaggi che riguardano Lazio e Roma, li dividi. Se c'è qualcosa poi anche su questa cosa della Juve, ci pensi tu e me lo fai sapere, va bene Flami? Certo. Ok. Allora, ripartiamo con un attimo, abbiamo ancora qualche minuto prima della pubblicità. Marco. Avvocato, possiamo rispiegare perché è stata intercettata, molte volte arriva questa domanda, perché è stata intercettata solo la Juventus e non le altre? Perché i procedimenti si svolgono e si partono con delle notizie criminis. La notizia che mi disse in questo caso l'ha data la Consob e poi la Covisoc a sua volta. Quindi la procura di Torino, per quello che, insomma, si può capire, si è mossa sulla base della segnalazione della Consob, la quale chiedeva dei chiarimenti. Peraltro la risposta della Juventus all'interpello della Consob, se non ricordo male, fa parte dei diversi capi di imputazione che sono stati contestati nel processo penale, perché sarebbe stata una dichiarazione mendace, e quindi anche quella sarebbe oggetto di contestazione per manomissione dei mercati, manipolazione dei mercati. Quindi non possiamo dire, cioè, se non facciamo ragionamento, c'è un processo a carico di Mario Rossi per corruzione. Ah, ma perché non intercettano tutti? Cioè, i processi non funzionano così. No, ma io faccio la domanda perché spesso la domanda che ci fanno esclude. Che domani ci saranno altre indagini analoghe, ancora più significative, ancora più rilevanti. Io non arrivo alle conclusioni, perché ovviamente per vocazione sono un garantista, però sto semplicemente cercando di illustrare lo stato dell'arte. Al momento abbiamo una decisione, quella sportiva, della CAF, da un lato, che peraltro ha un perimetro più ristretto rispetto a quelle che sono le contestazioni che vengono mosse ai dirigenti della Juventus e alla stessa Juventus nel processo penale. Perché la Juventus è anche, tra virgolette, interessata al processo penale, perché viene citata come società, come ente, per responsabilità da 2-3-1, che potrebbe comportare delle sanzioni anche più pesanti di quelle sportive. Scusami, e com'è questa storia del vizio di forma? Ecco. Allora, ci sono due passaggi. Il primo è che qui c'era stato già un procedimento sportivo che si era risolto con una sentenza a maggio di proscioglimento di tutti. Okay. Peraltro erano interessati a questo procedimento anche il Napoli e il Chievo, il Napoli per la questione Osimhen. Successivamente, dopo il deposito degli atti, cioè dopo la cosiddetta discovery che la procura di Torino ha fatto, cioè il deposito degli atti, la conclusione delle indagini preliminari, le risultanze delle indagini, delle 14.000 pagine delle indagini Prisma, sono state trasmesse alla Procura federale, la quale ha chiesto nei 30 giorni, perché anche questo era stato oggetto di contestazione nel processo sportivo, perché si diceva che
la Procura federale sarebbe stata intempestiva in quanto le notizie erano apparse prima, ma la sentenza precisa che la Corte, che la Procura si è mossa dal momento in cui ha ricevuto, quindi da quando c'è una data certa, non è che la Procura poteva inseguire gli articoli dei giornali sul corso delle indagini, e da lì nei 30 giorni è questa la revocazione della sentenza di proscioglimento. Non l'ha chiesto ovviamente per il Napoli e per il Chievo perché non c'erano elementi di novità, cioè la revocazione nasce dal fatto, ed è un caso specifico previsto dal Codice di Giustizia Sportiva, l'articolo 63, che c'è stata una sopravvenienza di elementi nuovi che avrebbero potuto portare a una decisione diversa qualora conosciuti al momento del primo giudizio. Okay. Sulla base di questo hanno revocato la sentenza di proscioglimento e fatto la seconda fase. Qual è il rapporto tra i due processi? Cioè, quanto uno influenza l'altro? Cioè, ti faccio questa domanda perché? Perché noi ci siamo passati nel corso degli anni anche con la Lazio, tanti anni fa pure, dove c'era una condanna con sentenza sportiva e completa assoluzione dal punto di vista penale. Diciamo che intanto sono processi che hanno nature e finalità diverse e hanno anche tempi diversi. Tempistiche diverse. Perché la giustizia sportiva è necessariamente... Deve essere veloce. È una giustizia fondamentalmente sommaria. Cioè le intercettazioni che oggi sono state messe a fondamento del giudizio di responsabilità della Juventus nel processo sportivo. Nel processo penale, se si andasse a dibattimento, perché può darsi che il giudice dell'udienza preliminare, credo si dirà a marzo, riterrà inconsistenti le accuse e quindi proscioglierà sia i dirigenti della Juventus che la stessa Juventus, e dovranno essere oggetto di perizia, di trascrizione. Ci sarà un dibattimento che durerà anni nel caso di un rinvio a giudizio. Ovviamente questo non è pensabile nella giustizia sportiva perché vorrebbe dire ogni volta fermare i campionati per 3 o 4 che è impossibile, si sa che è più sommaria, no, sempre ad esempio detto. L'istituto della revisione in peius, come in questo caso, in un processo penale non sarebbe possibile. Cioè se io vengo assolto da un reato con sentenza passata in giudicato, nessuno può essere giudicato due volte, esattamente, non è possibile che si scoprano elementi nuovi e mi riprocessi una seconda volta, cosa diversa se invece sono stato condannato. In questo caso erano stati assolti, ma proprio sul presupposto delle diverse finalità dell'accordo che i consociati fanno nel momento in cui aderiscono a un ordinamento sportivo, tutto questo non può valere nel processo sportivo. Allora, questo dice la sentenza. Ecco, allora, non lo dico io. Allora, intanto già ti ringrazio perché tu sai, da vecchio frequentatore di Gol di Notte, che non è che sempre una trasmissione sportiva deve vivere di dibattito, di litigate, di cose, ma se riusciamo a fare un po' di cultura, questa non guasta. Quindi ti ringrazio per questo contributo di cultura che ci hai dato. La prima sentenza, le prime due sentenze di proscioglimento, avevano come fondamento il fatto che si diceva non si può stabilire, perché lo dice sia la Corte che il Tribunale, ribadisce la necessità di normare delle regole per le valutazioni dei calciatori. Ma nel momento in cui sono arrivate tutte queste intercettazioni hanno detto che quelle intercettazioni avevano natura confessoria da parte degli stessi dirigenti della Juventus. Allora, questo è quello che si è scritto nella sentenza. Basta. No, ma ti fermo un attimo soltanto perché poi durante la trasmissione avremo altri piccoli spazi, no? Perché adesso è il momento della chiamata, cioè che è quella del nostro sponsor, quindi lo ringrazio sempre, a parte tutti gli inserzionisti, il main sponsor che è la banca del Fucino, il Brico, tutti quanti, però il capitano è lui, è Maurizio Celone, Autostemac, perché c'è da circa 20 anni ormai con noi, e quindi arriva il momento di Opel. Allora, poi proseguiremo ancora con questo, dove tra l'altro ti faccio sentire una cosa molto divertente fra un poco su questo argomento. Nel frattempo vado invece, in questo caso da Flaminia, per sapere se ci sono poi appunto anche dei messaggi per quello che riguarda il caso Juve con l'avvocato. Quando riprendiamo, ci sono, quindi arrivati, dopo li riprendiamo. Invece adesso apriamo con la Roma. Non so, mi stanno dicendo qualcosa, ma non capisco. Apriamo con la Roma.
Magari prima di qualsiasi commento vediamo se abbiamo già qualche messaggio per la Roma, e così lì avremo l'altra veste dell'avvocato, perché poi lui diventa anche opinionista della Roma. Più vero, allora diciamo. Pregherei, siccome ci sono delle comunicazioni, se magari mi vengono date qui, così riesco a capire qualche cosa. Ah, questo era quello che... Allora va bene, d'accordo. Era questo. Il bello, vedevo sbracciarsi tutti. Allora ho detto, mi metto le cuffie per sapere che vogliono. Mi vorranno dire che devo mettere le cuffie. Bellissimo, questo è bellissimo. Allora Flaminia, partiamo con la Roma. Così coinvolgiamo, in questo caso, soprattutto Fabio e l'avvocato. Cioè, mancherebbe. Ritorni a fare il romanista. Ok? Quello sempre. Non avevi abbandonato no, anche diciamo, tu? Quando ho parlato della... Diciamo, prima non lo ero. Per essere chiaro. Ah, prima non l'hai fatto il romanista? No, non lo posso fare assolutamente. Non so, fai come lui, che da tifoso le cose serie sono cose serie, sono due piani diversi. D'accordo, insomma, no? Prego Flaminio. Ignazio domanda: secondo voi qual è il punto debole della Roma? Fabio adesso comincia a sciorinarne. No, ma sicuramente credo centrocampo. Tutto? La mancanza di un regista, la mancanza di un centrocampista diverso dagli altri, perché Tristante e Matic sono molto simili, però manca uno che ha gamba, che ha corsa, che doveva essere Wijnaldum, che purtroppo è mancato tutto l'anno. Beh, ieri è rientrato, meno male, questa è la nota positiva, però naturalmente per vedere il Wijnaldum nelle condizioni al 100% ci vorrà purtroppo un po' di tempo. Renato, sottoscrivo in pieno, è quello che manca alla Roma. Infatti avevano individuato in Wijnaldum, che se non avesse avuto l'infortunio, no, parleremo di quel calciatore che oggi manca, cioè manca. Che non è un regista però, No. Lui ha parlato di centrocampo, non manca, perché Germatic lo può fare, insomma. Matic sì. Però il giocatore che si inserisce senza la palla non c'è. Il Perrotta c'è. Poteva essere, esatto, quello che tra virgolette è stato un po' Camarà, ma l'abbiamo visto talmente poco. Sì, allora l'ha fatto malissimo. Aspetta un attimo, perché quando io vedo agitare così, qual è la notizia? Se mi continui a dire di Spalletti, no? No, aspetta, proprio sulla Roma, una bella iniziativa della Roma che... diciamo, ha invitato il più possibile a donare il sangue, e chi lo farà nella giornata di San Valentino potrà ricevere un biglietto omaggio per una delle prossime gare casalinghe della Roma, oltre alla colazione, a un berretto e ad un gadget. Ah, bella cosa. Bella iniziativa. Bella cosa. Complimenti. Non so se in generale o addirittura per la Turchia, adesso non so se magari può essere questa. Non no, lo so. Con la Croce Rossa italiana. Vabbè, comunque va bene lo stesso. Vai Flaminia, bella iniziativa. Quante possibilità ha per voi la Roma di rientrare tra le prime quattro? Pino. Allora. Qui, poi se volete, no, Stefano non lo facciamo intervenire, poi c'era tutto lo spazio. Secondo me parecchio. Se sta lì col gioco che esprime, il momento che troverà qualcosa, volerà. Va bene. Per te, Marco? No, secondo me ne ha molte, perché è una squadra comunque concreta. E in questa gara la concretezza può essere molto, molto importante. Per Renato? Io penso abbia buone possibilità. Io vedo Atalanta in Milan, la Lazio prima più indietro. Io vedo soprattutto l'Atalanta, che ho visto pure l'Atalanta. Bisogna fare molta attenzione. Sì. Guarda, io vedo Michele, io ho visto la Roma in crescita come squadra. Ieri a me a Lecce non ha dispiaciuto la Roma, anche se Lecce poi è una buonissima squadra, gioca organizzata. Però a me la Roma è piaciuta. Dybala in crescendo. Ti dico la verità, a me ieri sera ha impressionato l'Atalanta. E il fatto di non fare le coppe. E poi ha delle alternative, Fabio. C'è una panchina. Sera io Atalanta affamata. Ha una panchina impressionante, se la vai a vedere. Ha un attaccante, secondo me, ne sentiremo parlare per i prossimi vent'anni. Fortissimo. Hojlund è veramente devastante. Anche perché va a 2000 all'ora. Tutti i palloni. C'è stata un'azione dove ha preso 20 metri a tutti. Tutti una cosa spaventosa. Va su tutti i palloni. Grande, no, ma è velocissimo. Grande velocità. Allora, ancora un altro, sì. Confidate sempre in Mourinho? Sandro? Ah, qui si apre il dibattito, arrivederci, ci vediamo domani. Allora, già do tutte le risposte, un minuto. Allora, lui no, perché non bisogna guardare il curriculum. Io dico, se non trova l'avvocato, perché... l'avvocato per carità non riesce neanche a guardarlo. No, non esagero. Io sì. Noi sì. Io sono per Mourinho. Allora, Fabio? Sì, beh, naturalmente Mourinho è l'esperienza. Ci affidiamo a lui perché è un allenatore che ha vinto tanto, sa come si vince. Beh, aspetta, esperienza non vuol dire curriculum, se no interviene subito lui. Che no, ti vuol dire anche curriculum, esperienza. Qual è l'allenatore che vorresti vedere sulla panchina? Ma io lo fanno a Stefano, scusami Michele.
se ieri Sarri ha trovato qualche sposante, visto che lo scorso anno con l'Atalanta. Aspetta, che dopo parliamo della Lazio. Non mi schiamo adesso. Abbiamo invece, qual è l'allenatore che dopo ricordatela. Oh, ricordatela questa. Dopo me la fai la domanda. Sì, l'ho fatta. No, adesso dobbiamo andare a fare No, va bene, è la Lazio, non devi toccare l'argomento Lazio. Rispetta la scaletta, per favore. Qual è l'allenatore? Vorresti vedere sulla panchina della Roma. Oggi Mourinho. Basta. Oggi è cambiato radicalmente il tuo giudizio. Oggi Mourinho. Oggi Mourinho. Poi lei non ha ancora dato la risposta, però. No, questa settimana quante partite gioca la Roma? Ha giocato questa, poi gioca settimana e poi gioca. Quindi tre in una settimana. Vediamo che succede. Mourinho ha detto che non può giocare questa rosa due partite in una settimana. Vabbè, con la Cremonese non si può sostenere questo. Con la Cremonese l'ha detto lui, però. No, appunto, infatti detto... questo mi sembra infatti una cosa. Infatti tutto lo dice Mourinho. No, no, infatti io ho detto, cioè, vediamo questa settimana. La Cremonese fare tre partite in una settimana. Su Mourinho? Ma sapete, io non lo amo. Ma non lo amo da un punto di vista proprio sia sul modo di fare calcio. Sì, cioè è una squadra piatta, non mi entusiasma, non mi appassiona, non mi emoziona. E allora, quando non ti emozioni, l'emozione te lo dà o il bel gioco o la vittoria. L'anno scorso io sono andato a Tirana, abbiamo vinto, certo. Eri contento? Certo, contento, ovviamente sì. Allora, un attimo soltanto, perché abbiamo parlato della Roma, dopo andremo anche alla Lazio più tardi. Adesso diamo uno sguardo proprio in assoluto agli avvenimenti della nostra regione, grazie all'ottimo telegiornale di Teleuniverso Sportivo. Grazie ad Aurora Folcarelli, che tra l'altro qui hanno fatto un fan club tuo presieduto da Stefano Pantano. Domani sera non la vedrete a bordo campo Serie B, perché appunto, l'ho già detto, dalle 14.55 c'è la grande maratona per le elezioni a Teleuniverso. Tra l'altro stavamo notando, sapete quanto sia in quella zona ascoltata e vista Teleuniverso dai tifosi del Frosinone. Il Frosinone sta facendo in Serie B quello che il Napoli sta facendo in Serie A. È il Napoli della Serie B, un campionato strepitoso. Sì, giocando bene, ma il campionato veramente, direi, strepitoso. Allora, tra l'altro, grazie al telegiornale dell'Universo è il modo per cui noi, in maniera corretta, sapete, è sempre una questione di diritti, riusciamo poi a vedere le immagini di Roma e di Lazio grazie al TG di Teleuniverso. Allora, abbiamo ancora qualche messaggio sulla Roma, prego, mentre vedo che freme Giuseppe, quindi c'è qualche altra notizia. Quando freme c'è, così è Napoli. O dichiarazione di Spalletti. Che c'è? C'è qualche, diciamo, dato statistico sul Napoli? No. Io odio le statistiche, per cui non si fa. Dimmi qual è il dato. Che in Serie A, a parte che Lobotka è il giocatore con il 94% di passaggi riusciti, secondo sulla cross del Real Madrid, e poi in Serie A i giocatori con più passaggi completati tra tutte le squadre sono in fila Lobotka, e Kim e Di Lorenzo. No, a parte l'apprezzamento per i giocatori del Napoli, io veramente odio le statistiche. Cioè è una cosa di una... per me sì, pure io, pazzesco. Come te. Ah, vedi, siamo in due. Così. E anche perché poi sono relativi. Perché ti contagializzano, no? Sì, ma poi è relativo. E guarda che ci fanno trasmissioni intere. Sì, ma non è detto che poi quelle statistiche portano a un risultato reale, perché insomma il possesso palla è il caso più clamoroso. È comico, perché... Sì. 70% di possibilità, chi ha vinto? L'altro 3-0. Sì, del 30%. Andiamo allora ancora a messaggi per la Roma in questa parte finale di questa sezione di gol di notte. Mourinho ha schierato una formazione più offensiva del solito, con Zaleski e Sharawi, due trequartisti e i centravanti. Finalmente una bella Roma che attacca, crea occasioni. Secondo voi continuerà con queste scelte? Nicola da Firenze. Allora, aspetta. Allora, grazie caro Nicola. Allora, vediamo un po'. Lui non lo può vedere. Quell'altro, ma no, ma quell'altro dico sì, perché dopo prego fammi. Io ci gioco. Io te lo dico sì, In questo momento Sharawi... oggi è dentro titolare, ma se lo sta meditando sul campo. Anche ieri secondo me è stato l'odore di un'ottima prestazione. Sì. Adesso in questo momento lo fa giocare da quinto a sinistra. Ma Sharawi è uno dei giocatori più affidabili della storia. Sì. Ma poi è molto duttile, no? Ha fatto il centravanti, ha fatto la seconda punta, ha fatto l'ala, fa il quinto di centro. Poi è un giocatore che si è contratto però... e non si è mai parlato di rinnovo di contratto. Sì, molto serio. Sì, devo dire che è vero. Sì. Devo dire che è vero. Allora, ancora un altro... E poi apro una parentesi di nuovo, brevissima con te. Laura chiede se secondo voi la Roma ha un giocatore simbolo. Ah, beh, questa non è male. Dybala. Simbolo diverso. Sì. Vabbè. Chiediamo a loro, Renato, per te chi è? Beh, in questo momento è difficile, perché sono tutti i giocatori tutti nuovi. E poi per me è Pellegrini. Pellegrini, sicuramente per il capitano, il giocatore che viene dal vivaio.
Io ti dico la verità, io riesco a vedere il simbolo della Roma, lo riesco a vedere Smalling, non lo so perché. Ah, sì. Beh, vabbè, perché no? Beh, come uomo squadra, certo, ci può stare, carica. Però certo, come passato, come romanità, poi certo, Pellegrini. Il nome di Bala, però Pellegrini è il capitano, però sai, Pellegrini caratterialmente è ancora... Non mi sembra un giocatore simbolo. Allora, no, rispetto, sì, a anche giocatori che rispetto staranno, a quelli che c'hanno. Magari prendi uno che l'anno prossimo c'è più, cioè... Sai, poi secondo me di Bale come fai a mettere mano sul fuoco? No, su questo non c'è dubbio, però se parli di giocatore simbolo ci vuole un minimo di percorso. E ci sono eredità pesanti, no? Lì, Totti, De Rossi, cioè, quindi sono eredità pesanti. Cioè, di Bala, poi magari la prossima allora, via. Ti faccio fare due risate, dato che lei è un grande esperto di questa vicenda della Juve, delle plusvalenze, eccetera. Sì. Allora, questo giudice, questo. Pubblico ministero. Il pubblico ministero, sì. E che le cui dichiarazioni... Ha detto questo giudice, la parola si è girata. Pensavo fosse arrivato. Hanno fatto un po' scalpore. Ti faccio sorridere perché adesso sentirai anche perché. E allora, eccolo qui la dichiarazione di Santoriello. Prego. Le plusvalenze determinate dallo scambio di... Nella misura in cui... In bilancio sta chiaramente scritto che la plusvalenza è l'emergenza della vendita di Ciro Santoriello, anni 55, 80, 105 kg, alto 1,60 m, che viene scambiato con Michele Plastino, anni 13, e quindi a tutte e due abbiamo attribuito un valore di 100 milioni, nella misura in cui ciò è chiaramente esternato in bilancio. La circostanza che il bilancio non valga la carta su cui è scritto rende appunto il bilancio nullo, annullabile, quello che vi pare, ma non lo rende un bilancio falso, cioè nel senso di penalmente rilevato. La portata ingannatoria di queste circostanze è pari a zero. È un bilancio su cui, di una società su cui non vale la pena investire, ovviamente, o da cui bisogna uscire immediatamente perché non è una società redditizia, ma non è assolutamente un bilancio falso. Allora, questo paragone con me tra lui e me. Mi hanno colpito di 13 anni, secondo me. No, sì, perché allora lui dice l'età sua e dice: un caso che sono un giocatore io, e mette un altro nome. E tra l'altro, io lo ringrazio perché mi ha dato popolarità, riconoscibilità, e non è certamente niente di offensivo. Però appena lo incontrerò, perché lo voglio conoscere, gli dirò: ma perché 13 anni? Cioè, perché io 13 anni? Cioè, lui ha dato l'età sua, poteva dire la mia che è 100 anni, quello che ti pare, ma perché mi ha detto 13 anni? Per dislivello di... Non si capisce questa cosa. Boh, voleva dire come se avesse preso un ragazzino. Peso, troppa differenza. Troppa differenza. Vedi? Però è troppo forte questa cosa. Sì, è divertente. È veramente e me la voglio conservare, perché è una cosa, ripeto, che mi diverte tantissimo. Ti è piaciuta? Ma... Molto, gli ho sentita, sì. Sì, 13 anni. Aspetta, chiedo un po', secondo loro che sono più giovani... Te li senti più... tutti, Michele? Perché, cioè... perché secondo te Flaviglia 13 anni a me? Ma forse perché magari dandoti l'età che hai oggi c'è tutta una carriera importante, quindi magari hai più valore. A 13 anni magari non avevi ancora fatto il tuo percorso. Intanto grazie. E anche una giovane promessa del calcio a 13 anni. A Pizzavi. Era una giovane promessa del calcio. Eri un centravanti da pizzo, però. Sì, però giocavo. Giuseppe, non hai spiegazioni. Forse, sì, oppure diciamo per mettere un grande risalto della differenza di età, come ha detto Fabio. Ah, va bene, ok. Comunque, mi era piaciuta, era stata più carina Flaviglia, devo dire. Grazie Flaviglia. Questo però non è l'audio incriminato in cui... No, sì, no, sì, no, sì, c'è anche questo. Ah, c'è anche il passaggio? Sì, perché il passaggio prima era quello appunto, io che sono tifoso del Napoli da sempre, quindi, come dire, ho odiato sempre la Juve però come tifoso. Però ho dovuto archiviare dei procedimenti per la Juventus, questo sì, 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 questo no, no, è... Che tra l'altro non è neanche così grave, perché anzi lui voleva mettere in risalto il fatto che pur essendo tifoso, certo, è chiaro, il messaggio era quello, poi è stato poteva farne a meno. Discutere di questo tema su una vicenda così non so neanche il contesto, in che contesto erano, sì, un contesto pubblico, ma mi pare era un convegno sulle società di calcio, era un convegno. È una battuta che possa, però da lì ipotizzare che ci sia una persecuzione mi pare francamente fuori dal mondo. La cosa più importante per me è che devo conoscere lui adesso, perché mi deve delle spiegazioni. Allora, invece ci deve dare altre spiegazioni Stefano, perché questo è il momento del suo ristorante, suo tra virgolette ovviamente. Magari. L'invito qual è? L'invito è andare alla locanda del Gatto Nero, da Antonella da Fabrizio. Ah, perdonami, vedi, così è meglio pure. Sì. Voglio dire che dopo la pubblicità
andremo alla Lazio, dove, siccome appunto in disposizione oggi è così anche di Vincenzo, a cui gli faccio come sempre un rimando, un bacio e tantissimi auguri, la parte della Lazio te la vedi tutta te, sarei super aggredito da messaggi e dal nostro studio, va bene? Le domande di Giuseppe. Sì, anche quella di Giuseppe, anche pure, attenzione perché pure di Flaminia però. No, la Flaminia è cattiva. Ah sì, eh? Sì. Ah, perché tu vuoi portarla a casa e lei non vuole? No, lo so, come è sempre la solita storia. Si è preparata delle domande. È sempre la solita storia. Allora, torniamo al tuo ristorante. Torniamo da Antonella della Fabrizio, alla Locanda del Gatto Nero, quattro meravigliose sale, grande rapporto qualità-prezzo, carne, pesce, ristorante che consigliamo assolutamente, soprattutto si avvicina San Valentino, quindi se volete fare anche una cena originale, vi aspettano. La Locanda del Gatto Nero, con le sue quattro accoglienti sale, è tradizione e innovazione. Fabrizio e Antonella, con la loro simpatia, propongono vasta scelta di pesce crudo, pescato giornaliero, carne danese doc, pizza con forno a legna e tanto altro. Cordialità e professionalità li hanno resi protagonisti della tradizione gastronomica romana. La Locanda del Gatto Nero, via della Palmarola 76, telefono 06 30 81 5883, aperti pranzo e cena dal martedì alla domenica. La Locanda del Gatto Nero. Gol di notte. Allora, sì ragazzi miei, l'altra volta l'ho già detto, ormai il declino incombe, cioè voglio dire, e sto facendo tante riflessioni, perché prima o poi, insomma, Gol di notte avrà una sua fine, però le cose che mi arrabbio sono le dimenticanze, perché preso all'inizio, no? Perché volevo ricordare appunto la grande maratona, il grande sforzo di Teleuniverso che fa domani per le elezioni e anche questa nuova splendida iniziativa di NSL, che cos'è che mi sono dimenticato? Che per abitudine diciamo quasi sempre all'inizio, i risultati delle classifiche, perché magari qualcuno è arrivato tardi, non lo sa, ed è un servizio che noi dobbiamo fare. Cioè, aspettiamo l'esito della partita della sera, però era finita, voglio dire, che era appunto Napoli-Cremonese. Allora, ve li do ora comunque, così ci aggiorniamo. Allora, Napoli-Cremonese 3-0, Juventus-Fiorentina 1-0, poi a Bologna, Monza, no, questa è la classifica però ragazzi, mi chiedo scusa, no, ok, va bene, ora non ci vedo manco più una cosa, no, io invece se c'è una cosa c'ho 11 decimi. Bologna, Monza 0-1, Udinese, Sassuolo 2-2, a Roma, Atalanta batte Lazio 2-0, Lecce, Roma 1-1, Empoli, Spezia 2-2, Milan batte Torino 1-0, Verona, Salernitana e Sampdoria, Inter giocano domani. Una scusa che potevo dire è che aspettavo domani quando si concludeva la giornata. Certo, certo, certo. L'hai fatto per quello. Sono sempre parziali. Non era male, sì. Classifica generale, qui non stiamo poi a dire quante giornate in più, giornate in meno, se ne impazziamo, ma Napoli 59, 43 l'Inter, 41 l'Atalanta insieme alla Roma e anche al Milan, 39 la Lazio, 30 Torino e Udinese, 29 Juventus, Monza e Bologna, 28 Empoli, 24 Lecce insieme a Fiorentina, Sassuolo e Salernitana, 21, 19 Spezia, 14 Verona, 10 Sampdoria, 8 Cremonese. Altra dimenticanza, adesso che rifacciamo ridare il numero per i messaggi, è quella che ho detto già la scorsa settimana, siccome c'è stata questa disinstallazione tecnica, che non si è capito bene perché, della mia pagina ufficiale di Facebook, io non è che amo molti social, ma è un mezzo per comunicare con tutti e che rispetto tantissimo, non si è capito bene che cosa sia successo, pare che le pagine ufficiali non si debbano essere più, non lo so. Comunque adesso chiunque, anche ora, vuole mandarmi un messaggio attraverso Facebook che leggerò, deve fare solo Michele Plastino pagina, non pagina ufficiale, quindi Michele Plastino pagina, in modo che quindi quello è accessibile a tutti senza chiedere amicizie, tutte le varie lungaggini, quindi Michele Plastino pagina, quindi appena sarà possibile io darò anche un'occhiata se già state scrivendo. Allora adesso, come avevamo detto, arriva un po' il momento invece del confronto con la Lazio. Tu sei pronto, Pantano? Assolutamente. Allora, andiamo al primo messaggio del nostro pubblico, poi arriva anche Giuseppe che lo vedo pronto, quindi va bene. Vai, Flavio. Paolo chiede se Immobile sta bene, secondo voi? Mi sembra una domanda alla quale si può rispondere molto, molto facilmente, insomma. È in un periodo in cui sicuramente non è al meglio della forma, ma lo si è visto anche ieri sera, e sono situazioni che Ciro, quelle lì, non, è,
non le sbaglia mai, quindi è un momento in cui diciamo anche che è stato parecchio infortunato, è tornato, si è rifatto male, quindi è un generoso, quindi ci vuole sempre essere, e può succedere insomma di attraversare un periodo come questo. Come ti senti nei panni di D'Amico? Perché sai, questo è il momento suo, lo stai sostituendo, ti senti bene? Assolutamente, non so Vincenzo cosa penserà, però stessa... anche con questa giacca avrebbe detto di tutto. No, soprattutto le scarpe, soprattutto le scarpe. E però, quindi io adesso non so se è il momento giusto, perché sai che uno degli sponsor di Vincenzo è Bricofer, no? Adesso io lo distacco, Massimo Pulcinelli. Saluto il presidente. Facciamo questo distacco, perché altrimenti è deleterio come sponsorizzazione il momento delle tue scarpe. E allora saluto Massimo Pulcinelli, ecco qui, Bricofer. Bricofer, la più grande catena del fai da te 100% italiana. Bricofer consegna gratuitamente a casa tua in 24 ore. Bricofer dispone anche di un servizio di ordini telefonici. Chiama il 335 40 59 90. La consegna è gratuita, senza minimi di spesa e garantita in 24 ore. Bricofer, tra il dire e il fare. Allora, si sta già prenotando Giuseppe, però diamo sempre, no, un po' di precedenza agli amici telespettatori, che sono tanti, ci arrivano tanti messaggi, grazie veramente per questo. Sempre, prego Flaminia. Roberto chiede a Stefano se secondo te la Lazio si riprende o precipita. Oh là là. Devo dire, non abbiamo via di mezzo noi proprio. No, secondo me la Lazio tornerà comunque a regime, nel senso che è un momento di difficoltà, su questo non ci sono dubbi. Però è anche una squadra secondo me che ha dei valori, anche ieri, cioè ieri è stata una partita dove l'Atalanta ha assolutamente meritato, ma se non andiamo a vedere le vere occasioni, quelle clamorose ce l'ha avuta la Lazio, cioè sullo 0-0 se fa gol Immobile molto probabilmente cambia la partita. Non segnare è una mancanza, è una mancanza, assolutamente non ce lo dimentichiamo, però, mai. Però qualcuno ha paragonato la partita della Lazio con quella dell'andata, cioè l'Atalanta si è ripreso, ha fatto quello che ha fatto la Lazio all'andata. Assolutamente no, nella partita d'andata è esistita solo la Lazio, cioè l'Atalanta non l'abbiamo vista. Senti, ieri, la Lazio ha avuto almeno tre palle gol. Allora, sei d'accordo Marco? Ma io farei invece la domanda a Sarri, chiedendogli che obiettivo ha questa squadra, in che cosa crede lui in questa squadra quest'anno. Dice delle cose sulle quali io non sono d'accordo, no, Marco. Perché sai, penso nel che senso questa che un allenatore partita... non può dire è un miracolo, non può dire che se arrivi in Champions è un miracolo, non può dire che questa squadra una cosa, ma è una tendenza che hanno in molti, però sì questi ti aggiungo una cosa, esiste, lui ha parlato anche del fatturato, magari lo spogliatoio non glielo dice, però lui ha parlato anche del fatturato, già l'aveva fatto col Napoli, no ha parlato prima di questa partita del fatturato. Se andiamo a vedere, il fatturato dell'Atalanta è poco più alto di quello della Lazio, quindi non c'è tutta questa differenza. Però io credo che tutti questi messaggi ieri hanno messo in evidenza che questa squadra, che ha un gioco abbastanza diciamo schematico, e quando non riesce a farlo non ha altre soluzioni, non c'ha nemmeno un'anima sta squadra, perché ieri secondo me è mancato l'aspetto proprio di saper lottare in campo, e questo secondo me glielo deve dare l'allenatore. E io continuo a pensare, tu puoi chiedere questo, dopo faccio anche quella domanda, però volevo sapere una cosa, secondo te Stefano, la vittoria sul Milan, che ad oggi, rivedendo il Milan oggi, forse quella vittoria è stata un pochino troppo sopravvalutata, non riporta indietro al discorso che forse questa squadra non ha equilibrio, e Luis Alberto, quando incontri squadre che hanno intensità che non ti fanno giocare, fa molta fatica? Perché io ho visto a Verona e Luis Alberto male, ho visto ieri l'Atalanta, te ne approfitti che non c'è Vincenzo a rispondere, no, però il discorso di Sarri oggi è un po' cambiato secondo me, perché lascia più Luis Alberto e toglie più Milinkovic Savic in questo momento, perché anche Milinkovic è un momento forse un po' si sente bello, ma lui dovrebbe essere in alcune occasioni un po' più concreto, nel senso che cerca la... è un po' lezioso nei po' momenti in cui lezioso. Bisognerebbe essere più pragmatici, però la Lazio insomma. Scusate, a me sembrerebbe una rosa un po' corta, no? Cioè, che tipo di aspettative di classifiche e di risultati può avere la Lazio con questa rosa? Io credo una squadra che se effettivamente arriva quarta, ma non puoi fa dire un miracolo, cioè un miracolo è una... ma miracolo, no, miracolo, no, però miracolo non si può dire, certi giocatori però devi anche fare cercare di
li devi anche inserire e cercare di farli entrare in un gruppo. Se usi sempre i 13-14, allora parliamo di Mourinho. A Verona abbiamo lo stesso difetto di Mourinho. Io, guarda, non so quello, io non so quello che dica lui nel privato, nella dichiarazione pubblica. Secondo me è un alibi. La comunicazione è sbagliata. Un alibi che dai alla scuola. Cioè, non è mai stato numero uno in comunicazione. Il mio maestro, se incontravo un atleta che poteva essere anche più forte di me, mi faceva credere di essere un fenomeno. Cioè, non mi diceva, guarda, questo assalto, se vinciamo è un miracolo. È un problema. Ma come vado in pedana io? Comunicazione, molti allenatori, muscolare, Mourinho. Sì, però questa squadra, perdonami, fa delle dichiarazioni e non sfogliatoie, ne dice altre. Allora non fai quelle. Quindi quello è il pensiero. Fabio, allora non fai dichiarazioni. Esatto, infatti lo sai, io quelle le trovo ho fuori la luogo. Sensazione che questa squadra sia molto attenta a fare quei movimenti che dice l'allenatore, quasi per far contento l'allenatore. Lui a Verona, dopo Verona, ha detto: mi è piaciuta la prestazione. Non mi ma veramente è stata una bella prestazione a Verona. No, ma infatti nel io 2000 sai, perché, sai che cosa? Lì però anch'io ho notato una cosa, la Marco, che al contrario di altre volte dove nel secondo tempo magari scomparivi, prendevi gol e non riuscivi a reagire, cioè in quella partita comunque ci hai provato fino alla, cioè alla fine chi sì, meritava di vincere, chi provava fino alla fine a fare gol è stata la Lazio. Occasioni c'avevo del Verona, sì. Sì, però comunque l'hai giocata, ragazzi. L'ultima è stata la Lazio, l'ultima azione. La Lazio, in effetti un giocatore in più ce l'ha in varie partite che è il palo, perché ci ha salvato. Sì, sei sempre di mezzo gli ha salvati, vedi la vecchia cosa, ci ha salvato, ho detto, sì, è notato. Hai detto tu, l'hai detto. Aggiungiamo un'altra cosa, Michele, pericolo. Scusami. La partita di ieri, oltre ad aver messo in evidenza questo, ha messo in evidenza anche, e qui bisognerebbe aprire un discorso secondo me più ampio, anche del lavoro dei direttori sportivi. L'Atalanta, ripeto, con un fatturato più o meno simile a quello della Lazio, riesce a trovare Højlund, Lokman, mette in panchina Zapata, Boga, se apri il capitolo tare, lo so, però è un capitolo più importante. Beh, da so, dire no, questo, no, perché secondo me siamo di fronte a un bivio dove uno dei due è di troppo, se si c'è vuole molto dibattito su questo, però questo secondo me è un altro punto che deve emergere, cioè, in tutte le società cioè, non è che ci sia tutta questa armonia nelle altre famiglie, cioè, dove era a Torino c'è stata una lite furibonda, però, cioè. Lo so, però Stefano, così non vai da nessuna parte, cioè, Marco, devi arrivare a una decisione. Sembra che questi Lazio, Marco, l'Atalanta sono stati bravi nel fare questo cambio di generazione, nel senso cambio di gruppo. Ha tolto il centrocampista. Atalanta ha lavorato sempre con l'allenatore. Zapata, Fabio. Ha tolto Muglia, ha tolto con l'allenatore. Sì. O lavori con gli allenatori, ha messo dentro un giovane. Ragazzi, non è una bestemmia dire che anche tatticamente Gasperini ieri la domanda che volevo fare appunto a Stefano. Ma le partite sono fatte anche di episodi. Se tu sfrutti quegli episodi che sono capitati, stai a raccontare un'altra cosa. Ripeto, nella partita dell'andata c'è stata una squadra in campo. Ieri non è stato così, perché l'Atalanta ha giocato meglio, ti ha messo in difficoltà, non ti ha dato respiro, sì, ma poi le occasioni grosse ce l'hai avuto però te. Voglio dire che io tatticamente è un altro discorso, cioè sto parlando di qualità tattica che avevo studiato durante la partita. Ieri Gasperini alla grandissima, ha fatto una grande partita, ma nessuno nega quello. Parlo proprio delle impostazioni iniziali. Fermi, c'era la domanda di Giuseppe che da prima che voleva fare, prego. No, io volevo dire, la Lazio ha perso 17 punti in situazioni di vantaggio, sì. Cioè, se li avesse tutti sarebbe a 3 punti, non ci parlo più, vai. Dal Napoli. Qual è il problema fondamentale? Il problema è proprio quello che stai dicendo te, perché la partita di ieri ci può stare che con una grande, cioè siccome la Lazio con quelle di alta classifica aveva vinto quasi con tutte, ha vinto il derby, ha vinto con l'Atalanta all'andata, ha vinto al Milan, con l'Inter, con la Fiorentina, il derby, cioè ha vinto tutte. Il problema è proprio quello, che con le squadre che lottano per non retrocedere, quindi assolutamente alla tua portata, in più sempre in vantaggio alla fine del primo tempo ha buttato una valanga di punti, però cioè, il problema è quello, non è la partita con l'Atalanta, perché la differenza tra una buona squadra e una squadra forte, la Lazio è una buona squadra ma non è una squadra forte. Sì, ma le squadre, come dici te, invece regolano tutte le squadre alla portata e molto probabilmente hanno difficoltà con quelle di alta classifica. L'Azio ha fatto il contrario. Non è vero perché molte volte ci sono delle squadre che fanno punti anche con, diciamo, squadre di prima fascia, ma Lazio l'ha fatta quasi buttano con una costanza regolare. Ma guarda, capito? Alla fine i conti tornano. Se no, Lazio, quello è il valore della squadra. Per me, la Lazio ha. Oggi si sente bella, a volte in campo è esagerata. Guarda anche il Napoli di oggi che vince anche 3-0.
ma non è il Napoli di inizio anno affamato. Oggi il Napoli è più bello, si diverte. Sì, è vero, 13 punti, però oggi io mi aspetto che prima o poi perda una partita contro una squadra magari di seconda fascia. Proprio per io speravo molto quando c'era Napoli-Roma anche Napoli-Roma, che noi facessimo anche i 3 punti, perché con quei 13 punti di vantaggio dico è capace che anche Napoli-Roma, il Napoli non ha fatto una prestazione come fino non a puoi dicembre. Pretendere che faccia non è possibile, no, non fa 38 partite, è chiaro che un attimo può avere Napoli-Roma c'ha molti rapporti. Poi perdonatemi, non perché l'ha detta Giuseppe, ma sta statistica dei primi tempi, le partite durano 90 minuti, pure cioè io se statistico non le capisco, Michele, perdonami, nei cioè, primi 10 minuti, che significa i primi 10 minuti, prima mezz'ora, la partita dura 90 minuti. Sono un po' da romanista queste statistiche. Durano 90 minuti. Che detto sono? Sono un po' da romanista queste statistiche. Giuseppe, vedete che è una cosa che sento spesso. Se giocasse solo il primo tempo, capito? Durano 90 minuti, più recupero ormai, perché adesso sarei a 95, 96, 98, quindi ci sono squadre che fanno più punti nei minuti finali. Allora, ritorniamo un attimo ai messaggi dei nostri amici in questo momento sulla Lazio, prego. Virgilio domanda: dove ha sbagliato Sarri con l'Atalanta? Chi si assume questa responsabilità? Dove ha sbagliato? Ma non ha sbagliato. Ma sai, qualcuno ha detto che avrebbe dovuto mettere più peso dal punto di vista fisico a centrocampo, quindi... L'Atalanta è una squadra forte. Quando gioca Luis Alberto dicono che deve giocare Vesino, quando gioca Vesino dovrebbe giocare Luis Alberto. Poi scontenti sempre tutti, perché poi è sempre il risultato che ti dà. A me ieri l'Atalanta ha impressionato. Però ieri l'Atalanta ha fatto una partita di grande intensità. Ti ha messo in campo. Se tu la vedevi la partita, vedevi veramente un si muoveva in blocco, un blocco unico. Uscivano sempre sugli esterni, su Zaccagni e su Felipe Anderson, Cataldi sempre attaccati, non gli hanno mai permesso di puntarti frontalmente. Ecco Michele, tu che ti piace tanto la tattica, ieri ti pensavo, ma un allenatore quando c'è una situazione di questo tipo dovrebbe avere in piano B, sì o no? Perché infatti a me sembra che la Lazio Marco a un certo punto ha fatto il lancio lungo su Milito, tanto è vero che l'occasione la crei così. Sì, però quello lui intendeva proprio di modulo. I piani B i grandi allenatori ce l'hanno. Adesso al di là di questo, io quello che non vedo sempre invece è il famoso piano A, perché io ribadisco il concetto, pur riconoscendo in Sarri un grande lavoratore, una persona, un addestratore da sempre sul campo, io però i movimenti veri del 4-3-3 io stento a vederli, perché io adesso facciamo una statistica, la chiedo a Giuseppe, vediamo quante sovrapposizioni ci sono, per esempio, che sono fondamentali, è diverso, il 4-3-3 quello è, però 4-3-3 comunque devi sovrapporre, è la grande opportunità, dai e giri. Lazza è rientrato su e poi andava. E non solo, poi dare la palla, su una palla in uscita, dare la palla in esterno, su Lazzari che è andato non vedo il movimento di quello che converge al centro per fare determinati movimenti, anche perché lì poi arriva Immobile che si è dimenticato Zeman, per cui può sempre la palla lui addosso, certo, e cercare di fare tutto lui, mentre invece non era quello. E poi soprattutto non sempre cortissima la Lazio, mentre l'Atalanta ieri lo era. L'Atalanta non è sempre cortissima, perché la Lazio, perché a volte qualcuno va a pressare e vedo che l'altro non è però convinto. Dipende se c'è Romagnoli. Quindi, ieri quando è uscito Romagnoli ha ballato lì. No, vabbè, non puoi legarti solo a un uomo, anche se per me è importante. No, però è l'uomo vita dietro. Ma non parlavo della difesa, io parlavo del fatto di non essere cortissimi già dall'inizio. Cioè se tu accenni al pressing alto, Michele, a quel punto devono essere tutti Michele, alti. Siamo sempre lì. Luis Alberto è bravo col pallone, senza pallone fa più fatica, cioè non ti dà un certo equilibrio. Un conto giocare a tre a centrocampo con tre dietro come stava con Inzaghi, e un conto giocare a tre a centrocampo che ce n'è quattro dietro. Fabio, io credo che Luis Alberto, per cercare di entrare un po' nel meccanismo di Sarri, si è snaturato. Secondo me vada più a difendere adesso. La palla che diceva Stefano di ieri in uscita su Lazzari, e lì Luis Alberto dà una palla a insufficienza, superficialità. Guarda, lui ha detto una cosa fondamentale per quello che riguarda il rapporto in questo senso con gli allenatori. Ti racconto un episodio dell'umile allenatore che fui, che non me lo dimenticherò mai questo. La dedico al mio amico Sergio e Tony. Io c'avevo del 4-3-3 due larghi, no? Ok. A un certo punto, siccome il piano B era che a volte ci mettiamo 3-5-2, quindi in quel caso loro vennero a fare quelli che adesso chiamano i quinti, no? Che non sopporto il termine. Dicendo a loro: oh ragazzi, però mi raccomando, voi siete nati attaccanti,
state attenti, soprattutto nella fase difensiva, a cui non siete più abituati. Quindi andiamo a aggredire alto, però poi attento, se vai a aggredire a sinistra, l'altro venga a dare la mano da quest'altra parte. Per l'attenzione data a questo, hanno fatto solo i difensori. Tutto il tempo hanno fatto, perché avevano il terrore di sbagliare, poi di sbagliare di, e quindi ho perso tanto. Per cui do ragione a lui, a volte se tu fai una testa così, io lì fui colpevole, il giocatore poi per darti retta non fa bene un eccesso di applicazione. Esatto. Termine giuridico questo? No. Termine, termine di Renato. Termine mio. Termine di libero. Renato. Allora andiamo ancora un minuto, scusa. Se no poi non faccio più in tempo, lo rifaccio adesso l'annuncio del nostro piccolo, dico nostro, no? Con voi, del nostro piccolo gruppo. Chiunque voglia inserirsi, mi raccomando, dia un'occhiata al sito dove ci sono tutte le prime spiegazioni, anche la storia, parte poi della storia, però poi è fondamentale che vi parli io, ve ne parli io. E allora come fare per fare questo? Mandatemi un'email col vostro nome e telefono, vi ricontatto proprio perché ho piacere di parlarvi a voce, e quindi fatelo con Michele Plastino, @virgilio.it, nome e telefono, Michele Plastino, @virgilio.it, oppure velocemente con un WhatsApp al 335 81 20 478, nome e cognome, e telefono ovviamente, al 335 81 20 478 per il piccolo, per inserimento al piccolo gruppo. Allora abbiamo ancora, prego. Una parte del popolo laziale si lamentava di Inzaghi e della sua fissa per il 3-5-2. Ora vediamo un allenatore che non trova un piano B quando le squadre, ecco, si chiudono. T'hanno letto nel pensiero. E rimane, infatti l'ho letto apposta. E rimane fisso sul suo 4-3-3. Potrebbe essere una soluzione passare ad un 4-3-2-1 per riuscire a sconfiggere tutte quelle squadre che si chiudono e ti pressano uomo, così da aiutare di più Ciro sotto porta? Leonardo. L'hai fatta apposta? Hai scelto quella tra tutte? Sì, perché... sì, apposta, per rimanere in tema. Hai capito, brava Flaminia, prego. Ma ce lo chiedono anche in radio, come mai non erano ancora arrivate domande sul modulo, perché poi quando si arriva in crisi la prima cosa che ti chiedono c'è, cioè, cambio modulo, come se cambiando modulo. No, ma io non penso che poi il 4-3-2-1 non risolve niente in questo senso. No, ma a parte questa, a Lazio c'è con tutto il rispetto, c'è due esterni larghi, cioè Zaccagni e Filippo Anderson sono due esterni larghi. Sì. Mi veniva da dire, metti due dietro a Immobile, potrebbero essere Milinkovic e Luis Alberto. Sì. Sì. A centrocampo li metti. E quegli altri due non giocano, però. No, non giocano. Non giocano né Zaccagni né Filippo. Se hai fatto 3-2-1. Scusa, lei sembra che abbia giocato a calcio e sia un intenditore, ci capisce? No, poco. Ci capisce. Poco. No, ma la misura è perché è la cosa che stavo per dire io, ecco perché ho detto. Lui è zemaniano, lui. Tra l'altro Acerbi ha detto delle cose, se non sbaglio, che... bruttine, non bello. Non mi sono piaciute nemmeno a me. Su chi deve prendere il patentino d'allenatore? Soltanto i giocatori. Soltanto gli ex giocatori, quelli che ci hanno avuto una carriera, diciamo, portata. Che stupidaggine. Ha detto anche un idraulico potrebbe diventare allenatore. Certo, perché no? Chi? Ha detto anche un idraulico potrebbe diventare allenatore. Perché no? Poi questi paragoni sui lavoratori sono brutte parole. È quasi come Michele Plastino. Ma quello di calcio, perché ripeto, sì. Anche un giornalista potrebbe diventare allenatore. Non ha mai giocato a calcio. Ma chi dice che se ti ha giocato a calcio fa allenatore? No, ma ti dico, mi dispiace. Il calciatore può avere una sensibilità diversa, di esperienza. Tu lo sai, alcuni ex calciatori mi hanno detto, non me l'ha detto uno solo, che nel calcio chiamano maestro tutti quelli che non hanno giocato a calcio. È vero? Sì, no, e tu ci fai il caso, una serie di allenatori conosciuti vogliono chiamare maestri, guarda, e nessuno di questi ha giocato a pallone. Scusami se faccio una precisazione. Dopo ti faccio un elenco. Contesto questa frase di Acerbi, che è un ragazzo che ho sempre stimato e di cui ho compreso momenti della vita molto particolari e gli voglio bene. Però questi accostamenti, come a dire, l'idraulico non è nessuno, è una delle cose più brutte che si possono fare. Infatti è stato ritardato anche da Olivieri. No, non solo, lo sai qual è la pena sua? Che gli si allaga a casa e non troverà un idraulico e deve chiamare un allenatore per metterla a posto, giusto? Mi sembra giusto che sia così. Allora, un attimo, prima di andare all'altro messaggio, questo era appunto il momento Lazio d'amico, eccetera, mi sembra giusto, con il caro saluto al mio amico dottor Maiolini, il ricordo del nostro main sponsor, che è la Banca del Fucino.
e aspetto che arriverà a darci spiegazione la splendida Raffaella quando è venuta qui, tra l'altro parlando del Napoli, no? Perché è grande tifosa del Napoli, oltre ad essere un funzionario della Banca del Fucino, che ripeto, in questi giorni sta festeggiando i suoi 100 anni, e lo dico perché al di là di questa gestione la Banca del Fucino è nel mio cuore da sempre, da tempo immemore, perché ho avuto sempre tanti non amici, carissimi amici che hanno fatto parte della famiglia della Banca del Fucino. Allora, detto questo, allora abbiamo ancora tempo per un messaggio, vai. Sandro domanda: dove è stata superiore l'Atalanta? Tutto. Beh, insomma, l'Atalanta è stata soprattutto all'inizio padrona proprio del campo, cioè ha avuto un atteggiamento di grande aggressione, di grande intensità, di molto corta. Stranamente obiettivo. Stranamente obiettivo. Se usciva i primi minuti non si usciva dall'area, quindi era... Sì. La grande difficoltà. Lui? Sì. Ma ragazzi, matura, è invecchia. Cioè, aspetta un attimo perché... Saranno le scarpe. In redazione, la diamo come al solito la precedenza a Flaminia. Vogliono fare loro delle domande sulla Lazio in questo caso. Prego, Flaminia. Quanto vi preoccupa l'infortunio di Romagnoli? Steph, quanto ti preoccupa? Abbastanza, perché comunque Romagnoli, come diceva anche Fabio prima, è un riferimento importante, è quello che guida la difesa. Poi adesso si è creata anche una grandissima coppia con Casale, che sta rispondendo molto bene, e quindi sai, perdi un giocatore di grande riferimento, quindi sì, anche perché poi siamo in un momento di difficoltà, quindi sai, perdi un giocatore importante in un momento di difficoltà mi fa pensare. Giuseppe, prego. Io volevo chiedere, giovedì la Lazio avrà la partita di Conference League, e come ti aspetti che, diciamo, farà affrontare l'avversario, anche perché Sarri dice che è un problema giocare ogni 3 giorni, che il giovedì è un impegno, c'è la trasferta, comunque lui non fa molti cambi. Sei d'accordo, Sarri, Muri? Parli con uno che non ha proprio interesse per la... Non ce l'avevo l'anno scorso, non ce l'ho quest'anno. Non avevo dubbi. Forse, addirittura. Forse pure un impegno, penso. No, ma forse ci dicono che molti laziali sarebbero contenti di essere premiati dalle conferenze league proprio per deprezzarne il valore rispetto a... Non hai capito, io non ne ho parlato, non interessava lo scorso anno e continuo a non interessarmi quest'anno, perché la trovo una competizione, una bella manifestazione, una competizione senza senso. Una bella coppa. Perché una coppa che giocano le settime del campionato, secondo me, è un'aberrazione del torneo. Qualora dovessi arrivare in finale, non vai. No, ma sai, la cosa che è insopportabile, l'ho sempre detto, adesso riesco a far offendere tutte e due, è questa trasformazione di alcuni laziali, tipo Stefano, nell'essere romanisti di un tempo. Era la cosa che io criticavo sempre a voi, questo tipo di atteggiamento, quando scherzavamo tra amici. Perché ricordo ancora le feste che abbiamo fatto quando la Lazio ha vinto la Coppa delle Alpi. Ah, cioè, la Coppa delle Alpi. Per cui io non vedo perché la conferenza... Parla del 71, Michele. Dopodiché che è successo? Non è che la Roma e la Lazio abbiano vinto... Da lì hai vinto la Coppa delle Coppe, hai vinto la Supercoppa europea contro il Manchester United, degli invincibili. Ti rendi conto di cosa stiamo parlando? La Coppa delle Coppe giocava una squadra che aveva vinto la Coppa nazionale, cioè aveva un senso. Ma che torneo è? Ma almeno hai vinto un titolo. Ma perché mai cambiato il discorso? Io ti ho detto che noi però eravamo stati felici anche nell'aver vinto la Coppa delle Alpi, per cui le coppe quando vince sono sempre pure bello. Se vinco il trofeo Birra Moretti mi fa piacere, sono contento. Ma la League no, guarda però, caso. Ma cioè non è una cosa che mi interessa particolarmente. Ci sarà un motivo, no? Ma non mi... c'è questa trasformazione. Ma guarda che la pensavo così anche lo scorso anno. Dovresti apprezzare il fatto che sono rimasto con quel pensiero, mentre adesso ci sono alcuni che la pensano in modo... C'è chi anche la pensa in modo diverso. Da prima. Certo che pensavi lo scorso anno. Dopo, adesso abbiamo... No, ma anche quest'anno la penso. Mentre qualcuno adesso devi pensare forza. Cioè alcuni razziali quest'anno la pensano in modo diverso, io no. La penso come la pensavo lo scorso guarda, anno. Io fino alle semifinali lo scorso anno non ero entusiasta, però sono andato in finale a Tirana e ti posso dire che è stata una bella esperienza. Va bene, allora ci siamo tranquillizzati. Con grande piacere abbiamo detto, c'è una trasformazione. Ieri Cataldi a fine partita ha detto, domanda precisa sulla Conference League, ha risposto: vincere aiuta a vincere. E ha ragione. E ha proprio ragione. In ogni caso ha ragione. Allora, dopo ricordati che c'è sempre una domanda da fare su Sarri a lui, sì. Me lo ricordo. Adesso noi ci dobbiamo fermare perché andiamo in pubblicità e poi gran finale sempre di contatto con i nostri amici che ci stanno seguendo da casa e i nostri ospiti, gli amici che sono qui a casa loro.
Gol di notte. Allora, torniamo in diretta per questo nostro finale di trasmissione. Ora gli argomenti possono essere vari, eh? Li prendiamo vari nella parte finale come sempre. Allora partiamo, Flaminia, sei pronta? Vai. Buonasera Michele, se la Juventus a fine stagione arriva in Conference League sarebbe un risultato positivo visto le vicende societarie? Qui sulla Juve stasera è specializzato lui. No, però parla di questioni sportive. Certo. Ma la Juventus l'anno prossimo non so se avrà la licenza UEFA. Appunto, ecco, spiega che cosa vuol dire questo. Ogni anno i club debbono avere una licenza particolare dimostrando di avere rispettato i principi del fair play finanziario e quindi, diciamo, di virtuosità dei bilanci. E quindi, non lo so, adesso ho letto che la UEFA ha aperto una pre-indagine. Ah, bene. Allora, ancora, tra l'altro, ringraziamo Marco Germani, che ti manda un saluto caro. Grazie. Perché ha inaugurato quindi Michele Plastino pagina, quindi, e lo ricordo ancora una volta, tutti quelli vecchi, noi, miei follower, non followers. Followers. No, quello si dice quando lo devi mettere tra virgolette. Followers. In italiano sono follower, anche al plurale. Ma tu di followers, che metti su tutto. Perché tra ignoranti, così, vabbè, ok. Non lo capisco. E fa niente, che disistima che hai con la gente. Ragazzi, ma che, se posso, guarda che disistima. Lui sta in pubblico e disistima il suo pubblico. Ecco, però, hai detto non così. Non capisco. Peggio ancora, peggio. Allora, a parte tutto, perché vorrei recuperare, perché ringraziando il cielo ne avevo migliaia che però si sono perduti perché non ritrovano più, quindi tutti i mezzi che ho per poterlo dire lo faccio, quindi mi raccomando, mandatemelo anche adesso un commento come è stato fatto a Michele Plastino pagina, non pagina ufficiale, lo ripeto, Michele Plastino pagina. Poi un giorno Facebook mi spiegherà perché ha fatto questo. Sono riuscito. Ma l'hai persi? No, non si recuperano più. Ah, quindi ricominci da capo. Non c'è riuscito neanche Giuseppe. Quindi ricominciare da capo? Sì, non terribile. Si riesce a entrare nella pagina ufficiale. Non si riesce. Cioè l'account è stato disabilitato, non si sa il... Un hacker. Un hacker russo. Può darsi. Vanno molto... Questo solo Facebook è successo? Sì, sì. Solo Facebook. No, ma non ce l'ho mai avuto io. Ce ne faremo una ragione. Allora, ancora? Mario chiede se l'affare Osimhen non è una plusvalenza. Sì, ma sono stati prosciolti però. Io non lo so. Io parlo sempre di fatti. La commissione disciplinare, la CAF, con la stessa sentenza con cui ha prosciolto la Juventus in prima battuta, ha prosciolto il Napoli. Ecco. Il Napoli è stato prosciolto. E allora però il tifoso della Juve ti dice perché con noi sono tornati sopra? Perché c'è stata un'indagine penale che ha prodotto 14.000 pagine, spiegalo. Tra cui le intercettazioni telefoniche, che hanno dato la stura al procuratore federale per chiedere la revocazione della sentenza di proscioglimento. No? Perché la gente non mentre il Napoli era stato differenza. Prosciolto, è rimasto prosciolto perché non sono stati acquisiti indagini. Elementi di novità. Questo è il tema. Benissimo. Allora, ancora. Buonasera Michele, chi vedete favorite per i tre posti Champions tra le milanesi, le romane e l'Atalanta? Giuseppe Porro. Ah, il vecchio Giuseppe. Questo è qualcosa da dire. Chi vedete favorite? Marco ci sta pensando. All'Inter sicuramente. Sì. All'Inter sicuramente, sì. L'Inter la darei per certa. Io do parecchie possibilità anche all'Atalanta quest'anno. Io penso Inter, Atalanta e Roma, la Lazio un pochino e dietro. Milan? Io dico che è perduto. No, dico appunto per due posti vedo Atalanta, Roma e Milan e la Lazio un pochino dietro. E il Milan lo dai per... No, lo do in competizione con la Roma e con l'Atalanta per il posto, per gli altri due posti. Cioè ne c'erano di troppo. Napoli, Inter. Io dico che la vittoria Napoli, Inter, Atalanta, Milan o Roma, cioè sono cinque per quattro posti. No. E Lazio un pochino indietro. Sono rimasti due posti. Se il Napoli ce n'ha uno e l'Inter l'altro, sono rimasti due posti. E ci sono quattro squadre. Sì. Io dico che la vittoria con la Lazio che secondo me parte un pochino dietro. La vittoria del Milan dell'altra sera è stata molto importante perché il Milan secondo me tua vittoria e poi il ritorno di Ibrahimovic nello spogliatoio nel ma è brutino gruppo. È stato quello è fondamentale per Ibra è fondamentale. La vittoria di Ibra è fondamentale stimolatore il vero. Milan ritornerà nei primi gli quattro posti quello. Così come c'è l'Inter e poi c'è rimasto un posto per me esagerano Roma-Atalanta io la Lazio non la sto vedendo bene. Allora io ancora una volta per gli amici che ho a cuore, che sono gli amici sia di Teleuniverso che di NSL che ci seguono, Teleuniverso domani, lo ricordo ancora, dalle 14.55 lunghissima maratona fino alla sera, tant'è vero che non va in onda a bordo campo Serie B sulle elezioni, quindi questo è un fatto importante. Fra poco invece ricorderò anche il grande evento di venerdì per NSL, li voglio separare un attimo e andiamo ancora a un messaggio.
Ad oggi avreste preferito vedere Sarri sulla panchina della Roma, Mirko? Ma bella domanda questa. Rischio l'impopolarità, sì. E beh, solo te? Vabbè, ma è quello che abbiamo sempre detto. A me piace un allenatore giocare al calcio. Mourinho mi ha portato Dybala, però. Io sono convinto che Sarri a Roma, sulla panchina della Roma, Dybala non sarebbe venuto. E quindi tra Dybala e però e stavo sul giocatore. Tra Dybala e Sarri? Dybala. Dybala. Però è stato il suo giocatore Dybala, ha fatto il miglior campionato. Sì, però Dybala lui, non sarebbe venuto con Sarri, secondo me. Esatto. Ma con Mourinho è un altro. Ma alla fine, alla fine lo stipendio lo fate nei Friedkin, non è che lo paga Mourinho. Sì, però. No, però, perché mi sembra che questa cosa. La chiamata di Mourinho conta. Carisma, ragazzi. La chiamata lì conta. Io questo non lo so. Ci sono notizie, cioè, no? Mi sembra una visione un po' troppo. Però è così da sempre. Io ho conosciuto un po' di giocatori perché, di Mourinho. Però capito, perché però l'allenatore perché rappresenta un progetto. Cioè l'allenatore se il progetto è questo. Però non conosceva i paletti. Ma i paletti. Aspetta, la Roma ha fatto un appatteggiamento su questo. Aspetta, che devo coinvolgere Stefano. Aspetta, devo coinvolgere te, avvocato, e Stefano, perché siccome stiamo parlando di un suo amico che è il presidente della Lazio, Lotito, devo chiedere una spiegazione. Siccome io gli ho dichiarato proprio mille volte che se la Lazio prendesse il Flaminio, io vado da Lotito e dico perdonami anche le polemiche, in ginocchio da te, cantandola, tra le altre cose, l'ho sempre detto. Ora, lui ha fatto questa dichiarazione, tra l'altro proprio a Radio 6, dicendo no, io non presento progetti, io presento progetti solo se sono sicuro che viene approvato. Voglio chiedere, che senso ha? No, non ha detto questo. E allora come non presenti noi niente. Come non ha detto questo? Ha detto un'altra cosa, ha detto che vorrebbe sapere qualcosa di più su quello che sono i vincoli, perché se tu presenti un progetto e sai già che come vincoli non lo puoi andare avanti... Questo non è uscito fuori allora, quindi, vabbè, se mi dici è un'altra così... Cosa. Lì i vincoli ci sono sicuramente, no? Ci sta questa cosa, però, perché se no... Perché sennò in questi anni un altro percorso in questi come anni, poi la Roma questi anni perché, Valle, ma in questi anni perché si è visto mai nessuno? No, però si è visto qualcuno perché ci hanno fatto il rugby, ci hanno fatto tante altre cose. Dal momento che oramai è sparito che il Flaminio ormai per me è pezzo di cuore, io ci allenavo sotto il Flaminio. Allora io non riesco a capire perché e chi ha travisato completamente questo concetto, perché è uscito su tutti i giornali come comunicato eccetera che lui aveva dichiarato solo se il progetto viene approvato, io lo faccio. In effetti uno approva un progetto e se lo vede, come fai a farlo prima? Se è così è completamente diverso, quindi va bene. Beh, se è così devi tutto, anche sapere a che cosa vai incontro, no? Questa perplessità. Cioè, sai quanto costa presentare un progetto? Sì, ti spiego. Ecco, allora, diciamo così. La certezza è perché non vuoi spendere soldi prima, allora ti credo. Se mi dici che è quella di Nervi, insomma, ci credo poco perché è un fatto abbastanza notorio. Però se ho sbagliato io, mi scuso, ho detto un'inesattezza, poi vedremo se invece la dichiarazione è stata così, voi ce l'avete pure registrata, quindi non ci va molto a capirla. Allora lì è divertente, ma no, io non era una critica, perché è troppo forte lui, cioè non ho mai sentito uno che dice... Lo faccio questo progetto, però se sono sicuro che viene approvato. Allora, che non è un progetto, è una dichiarazione tua che viene fatta, non è un progetto, è un altro discorso, è proprio un progetto perché poi bisogna vedere se viene approvato o no. Ma in questo lo dico, è imbattibile, vedi, lo dico con simpatia. Numero uno, in questa cosa è veramente uno straordinario numero uno. Vai Flaminia. Ora che la Lazio è un terzino di piede sinistro, quando lo vedremo in campo? Chiediamo a Stefano. Aspetta, lui non gli parliamo di piedi perché visto come si è presentato stasera non è affidabile. Diciamo che Sarri è un addestratore da questo punto di vista molto, molto meticoloso, cioè lui i giocatori li vuole vedere, preparare e mandare in campo quando hanno capito certi meccanismi. Se ci avete fatto caso anche Casale, che all'inizio l'abbiamo visto pochissimo e poi adesso è diventato un titolare inamovibile, quindi adesso se lo vedremo, io mi auguro entro la fine del campionato, perché altrimenti non ha senso averlo preso adesso. Allora adesso il ricordo è per NSL, dedicato soprattutto, l'ho detto anche all'inizio, agli amici di Voci nella Notte, trasmissione che curo ogni mercoledì sera alle ore 21
ANSL insieme a Fabio Martini, editore di RTR 99, Canzoni e parole fuori dal coro, è una terapia per me perché arrivato indietro negli anni, no? Perché è storia e musica anni 60-70, per questo sai che saremo mai copiato, per questo ha fatto, no? Cioè, scherzi a parte, no, lo sto dicendo a loro perché sono tutti amanti della musica. Allora vi ricordo questa cosa di venerdì 17 febbraio, che è appunto alla stazione Birra, questo abbinamento, vedete il poster, tra Radio Legends, che è la nuova iniziativa legata all'editore Cristian Lelli, che quindi è una novità in assoluto, la radio delle leggende, e questo avverrà, quindi questa festa, venerdì 17 febbraio alla stazione Birra, ma ci sarà poi una continuità di rapporto proprio tra stazione Birra e Radio Legends. Chiunque sia interessato può anche andare a cena prima, deve prenotare, lo può fare attraverso i siti di radiolegends.com e stazionebirra.it. Andiamo ancora a questo grande finale di messaggi dei nostri amici telespettatori. Solbakken si è scaldato per 80 minuti nelle ultime due partite senza mai entrare. Non è denigrante per un giocatore? Filippo. Questo lo chiediamo al giocatore subito. E poi a Renato che è della Roma. Ma guarda, io direi che sì, sinceramente non è bello, però è appena arrivato. Vabbè, quindi... sono due mesi. No, arrivato adesso. Due mesi che si scalda? No, beh, arriva il primo gennaio. È un mese gli è arrivato, però. Ho capito, gli ha detto. Ma guarda, lui ci può stare. Io ti ho detto, forse Belotti essere entrato all'89esimo con la partita con l'ultima con l'Empoli, secondi alla fine, sì, quello sì, però Solbakken ci può stare. Però faccio una domanda, no? Perché Mourinho su Solbakken e su Camara ha detto delle parole abbastanza dure. Mi chiedo come funziona, cioè, ma Solbakken e Camara, che sono stati presi da Da Pinto, ma comunque si sono presentati un giorno a Trigoria e Mourinho non sapeva anche che esistessero questi calciatori. È incomprensibile per me, è pazzesco, no? Questa è una cosa pazzesco. Cioè, una mangiona è arrivato Solbakken, che peraltro l'anno scorso ci ha fatto un gol da capolavoro. Ma poi il discorso è ha detto che ha bisogno di tempo per capire i meccanismi. Non c'era la prima scuola. Quali meccanismi? Lui ha detto qualcosa di diverso. Ha detto in conferenza stampa che lui non sa, come se peraltro noi la Roma ci avesse chissà quali schemi tattici, non mi pare di vederne tanti. Appunto, la differenza tra la difesa 4 e il 3-5, no, i tre davanti, i movimenti di tasso. L'altro col Bodo lui girava al 4-3 e tra l'altro lo faceva molto bene da esterno destro. Va bene. Ancora oggi non ci sono molte notizie, quindi è inattivo. È inattivo. Secondo me gli ricorda Vignola, il Bodo. Allora ancora. Sei più tranquillo stasera per il Napoli? Allora, il Napoli ha un grandissimo vantaggio, però nel senso non è che l'ha già vinto lo scudetto. Sicuramente ha un vantaggio enorme, dovrebbe oggettivamente perderlo da solo il campionato, però non è finito. Questo sappiamo anche noi, però insomma mi sembra abbastanza cucito. Però la cosa che dico io è che secondo me quando arriverà la Champions League... Se Michele ha già organizzato la festa, quindi do questa notizia. No. Quando arriverà la Champions League, secondo me... E poi ti do anche la data. No, la data non la possiamo sapere perché dovrebbe essere difficile. Il giorno prima... per fare la notte come feci 30 anni fa ed è la cosa che ancora per cui adesso non puoi capire. Dunque, tu tieni di libero per la fine di marzo. No, quanto mi vogliono bene i napoletani, come testimonia il magistrato. Questa, quindi io per loro lo dico, in questo momento non stiamo trasmettendo a Napoli, quindi non è un atto di ruffianeria, anzi spesso me ne dicono di tutti i colori proprio per questo, no? Perché non c'è una corrente anche a Roma molto antinapoletana, che sinceramente non riesco neanche a capire motivo e perché, sinceramente mi ci arrabbio tantissime volte. Comunque riguardava Lazio, te lo spiegava il capitano Vino Wilson, Giancarlo Oddi, quindi... ma quello è tanto tempo fa, che era stato poi era stato superato da un famoso momento in cui facevamo 3-3, da tante cose e da rapporti anche tra giocatori tra giocatori. Poi io ti chiederei pure poi di capire perché adesso anche da parte delle tifoserie è tutto sistemato. Lì ci sarebbe da approfondire molto. Allora, adesso detto tutto questo, ritengo che la festa non si sa ancora se è, quindi non lo so. Tra l'altro devo ancora definire degli accordi esattamente con la televisione, non sto parlando di accordi economici, di accordi di altro tipo, perché chiaramente
dovremmo anticiparlo con 3-4 puntate di edizione speciale di Gol di Notte. Quante e poi partite arrivare... mancano alla fine, scusami? Ne mancano ancora 16. 16 punti. 16 no, partite. Non fa sto calcolo, l'abbiamo fatto vedere, non esci. Fine di marzo si è posto. Però ce la c'è. Attenzione, fermi. Invece, se ho un sogno da televisivo, e io lo dico, e lo dico a Roma, ripeto, poi se ho qualcuno che mi segue in app, a Napoli, cioè l'idea, no? Di dare amore a, comunque a una città che almeno a me personalmente me l'ha dato tanto, e ripeto, lo dico a Roma, non sto a Napoli, ebbene, se c'è una grande attesa potrebbe essere quella del giorno prima della finale di Champions. Addirittura? No, prima succederà. Che? No, io parlo della finale di Champions. Che il Napoli arrivi quella in finale di Champions. Quella è una grande attesa. No, non è impossibile, però me la vedo abbastanza difficile. E allora, per te arriva il finale in Champions? No. Per te, Stefano? No. Per te? No. Questa per no. Te? No. Sì. Va avanti, ma non in finale. Allora, registrate. Se mi dici, sì. Se me la chiedevi a dicembre, dici forse. Io ti dico sì, no. E che probabilmente la vince anche. Mi assumo questa responsabilità. Cioè, che scudetto non è, Champions. Che non è derivante... Ma Giuseppe suda, sta sudando. Ho detto che non è derivante... da nessun fatto tecnico, ma da quella parte mia che è quella magica di quando io sento le cose. Quindi per me il Napoli quest'anno può fare questa cosa. Però mi odieranno tutti adesso. Però pensa che c'è chi preferisce lo scudetto alla Champions. Te lo ricordi anche l'altra sera? Bayern Monaco, Real Madrid, Manchester City. Chi è che lo preferisce? Come si chiamava il... Antonio, il direttore, si chiamava Antonio. Non può entrare più qua dentro. No, mi veniva il nome Antonio, dai. Il nome Antonio, di Avezzano è espulso. Antonio ha detto che preferiva lo scudetto alla Champions. No, sapete che io ho la sensazione che possa andare perché più avanti l'Inter in Champions. Te rendi conto? Allora, grazie, così pareggiamo un po' i conti della trasmissione. Per Marco e Inter, per te che possa andare più avanti. Adesso Milan, se supera il Tottenham anche il Milan? Milan no. No, nel Milan, no, vuoi Milan aggiungere qualcosa? Resta solo in Napoli dopo sto giro. Sì, però attenzione, perché l'Eintracht Francoforte non è una squadra facile. No, ha vinto l'altro anno, tra l'altro, non la Coppa dei Campioni, ha vinto l'Europa League. L'Eintracht è una squadra buona. Ha pareggiato anche il Bayern Monaco la settimana scorsa. Però non è una di quelle squadre impossibili. No, però non è andata male. Ha riportato l'Inter agli ottavi di finale. Chi? Inzaghi ha riportato l'Inter agli ottavi di finale. Ha fatto meglio di Conte. Attenzione. È un uomo da coppa, è un allenatore da coppa. Da partite secche, dicono, no? C'è questa secche. Vecchia storia di partite secche. Va bene. Lo so, due partite. Andiamo ancora a un altro messaggio, prego. Potrebbe figurarsi l'ipotesi di dover vendere tanti giocatori per la Juve, Lucio? Aspetta, la Juve è competente lui stasera. No, vabbè, ma questo lo mettete in difficoltà. Ma che non lo so, questo. Chi è più direttore sportivo? Appunto, non è che. Certo, se non dovesse fare le coppe con i costi che ha, è immaginabile, non per la Juve, per qualsiasi club che ha degli ingaggi importanti, se non partecipa alle manifestazioni europee, allora. È chiaro che però tutto dipende da quello che succederà, magari il collegio di garanzia gli dà ragione, annulla i 15 punti, però il collegio di garanzia può solo annullare CONI, o confermare, no? Esatto. Non quello è che può CONI. Ridimensionare la pena. Parli del CONI? Sì, il collegio di garanzia del CONI. E dopo lì finirebbe. Dovrebbe fare ricorso al TAR, al TAR del Lazio in base alla legge. Allora. Cioè, se gli ridanno però i 15 punti finisce lì la storia? Sì. No. Se può fare ricorso al TAR? No. Dopo aver esperito tutti no, lui dice se gli danno i 15 punti se gli levano e quell'altro va avanti, quell'altro è autonomo. Allora, però, scusate, non so. Allora, altra previsione, qui non c'entra la magia per Napoli, per me glieli tolgono. Per me ci potrebbero essere anche prestazioni. No, ma non per la solita storia della Juve, ma perché per me adesso ci potrebbero essere anche i presupposti di qualche sentenza tanto criticata della CAF. Però cita numerosi precedenti, sia in tema di revocazione della stessa CAF e del Collegio di Garanzia, che su altre questioni che sono state, diciamo, segnalate dalle varie difese, ad esempio quella della tempestività. Cioè, citano dalla giustizia. Quello era il vizio di forma. Quindi non lo so, lì, ripeto, poi bisognerebbe conoscere gli altri. No, non si può. O gli dà conferma, o gli ma è anche ovvio, proprio a livello di cognizione giuridica. È un giudizio di legittimità, solo sulla legittimità del procedimento. Certo. Quello allora, è il collegio di garanzia. Però, così come abbiamo iniziato, studiamo, e a questo punto ti impegno a una cosa importante per la tua competenza. La tua previsione.
a livello sportivo e a livello penale. No, la previsione no, no, a livello penale, per carità di Dio. No, mi esprimo perché tanto non conosci gli atti, no, ma anche se li conoscessi non mi potrei esprimere per evidenti ragioni, diciamo, di deontologia professionale. Ma di opportunità, è ovvio. Sì. Quello sportivo, siamo in una fase, diciamo, di stretta finale, nel senso che, come dicevamo prima, la Juventus ha fatto il ricorso. Ci sarà il giudizio davanti al collegio di garanzia, il quale dovrà verificare quanto la legittimità. Quanto tempo? Una sorta di cassazione, diciamo. Esattamente. Comunque, sì. E poi bisognerà vedere se ci sarà l'ulteriore deferimento per gli altri fatti che non erano oggetto dell'incolpazione riguardante il primo procedimento e che riguarda sia la manovra degli stipendi, che è stata spalmata in due esercizi. Durante la pandemia. Esattamente. La rinuncia delle quattro mensilità, che invece, secondo le emergenze acquisite dal pubblico ministero in corso di indagini, in realtà hanno rinunciato a una sola e non alle altre tre, che ha comportato un risparmio di un costo inferiore rispetto a quanto dichiarato, non 90 milioni ma solamente 22, e poi dopo ha comportato, sempre secondo l'accusa in questo caso perché nel procedimento penale, una mancata comunicazione di 28 milioni di ingaggi spalmati nella notte successiva che non sono stati dichiarati e iscritti, diciamo, in bilancio. Questo, ecco, però qui parliamo di accusa, facciamo, non conto, di, ecco, facciamo di conto che c'è una discussione tra, in questo momento poi, tra la Juve e i suoi legali. Accetteresti la difesa della Juve a livello penale? Ma non mi pare che sia questo il caso, quindi no. No, lo accetteresti? Ma non parliamo di cose che non esistono. Ma lo accetteresti? Ma no, ma che sono cose che non, sulle quali non neanche ci penso, fuori dal mondo. Perché poi dovrebbe dire... dei grandissimi avvocati, sì, certamente non... Sai che dovrebbe dire... Malgrado io sia della Roma, eccetera, il mio dovere professionale. Ma veramente, io oggi ho solamente letto quello che c'era nella sentenza e negli atti, quei pochi che conosco, peraltro. Va bene. Allora, e invece mi sembra che la tendenza sia quella un po' di buttarla a bar dello sport, a cacciare. Cosa ne pensa, avvocato, del proprio, se ci riesce in pochi secondi, dell'uso di queste intercettazioni? Dell'utilizzo soprattutto allora anche quello è stato un tema che è stato proposto dalla difesa della Juventus, il problema dell'utilizzabilità delle intercettazioni nel procedimento disciplinare. Però la Corte d'Appello, la CAF, citando numerosi arresti giurisprudenziali, ha affermato il principio, già affermato in precedenza, che le intercettazioni sono utilizzabili nell'ambito del procedimento sportivo. E quindi poi dopo lì sono i contenuti delle intercettazioni che loro addirittura a cui la CAF attribuisce una valenza confessoria, cioè dice potrebbero essere, si potrebbe evitare di diffonderli, no? Mantenerli più, però sono state alcune sono a livello anche mediatico, ecco. Quello è un altro discorso, c'è tutta una procedura, questo è un altro tema, si sono rovinate famiglie, è un ulteriore tema. Sì. Allora, intanto vado a ringraziare lo staff che è lì dietro le quinte con tantissimo affetto e stima, e quindi al nostro Fellini, a Luca Celia, anche perché a questo punto stasera io lo so perché non c'è Cannizzaro, perché ha perso il Catanzaro, che è un fatto clamoroso. Lui è un grande tifoso, quindi è rimasto, sì, è una cosa clamorosa. Sì, mi sembra che era una storia. Poi il mio saluto va a Damiano Capiato, che devi sapere che da ieri, dall'altro ieri, è tifoso dell'Atalanta, non so per quale motivo è diventato tifoso della Dea, è diventato orobico. Un abbraccio forte in assistenza alla trasmissione, al coordinamento, anzi, Gabriella Azzullo, grazie Gabriellina, e in assistenza generale a Roberta Gallaccio, quindi grazie a voi, così come un saluto va ovviamente a tutto lo staff di Teleuniverso, diretto in regia da Danilo Costanzo, in redazione da Alessio Porcu, dalla famiglia Magnapera, ricordando sempre questo appuntamento importante domani dalle ore 14:55 per le elezioni, una grande maratona, così come ricordo la grande festa invece venerdì 17, data un po' particolare, una cosa antiscaramantica, alla stazione birra di Radio Legends. Allora, intanto grazie alla mia giovane e splendida redazione, e quindi saluto Flaminia Mannocchi, ciao, grazie. Grazie a te Michele, buonanotte a tutti. Grazie a te Giuseppe Vignola. Grazie a te Michele, buonanotte a tutti. E con voi ringrazio tutti i nostri telespettatori, e ci dispiace se qualche messaggio non abbiamo fatto in tempo a mandarlo, ma grazie per la vostra fedeltà. Il mio saluto finale va
a Marco Piccari. Grazie Marco. Ciao Michele, sempre anche prossima. Su NSL con domani dalle 13 con Maracanà. Maracanà e TMV Radio, naturalmente. Mio, ripeto, un grande concorrente, perché lui dirige TMV Radio, io Radio Sportiva, quindi siamo proprio ai ferri corti. Noi siamo ai ferri corti in questo senso. Scherzi a parte, un abbraccio forte a Fabio Petruzzi, il mio capitano della Roma, che quest'anno veramente sta dando un contributo straordinario. Grazie a te, Emiliano. Grazie Fabio. Io lo vorrei ringraziare Stefano, però lo vorrei ringraziare con, se possibile, inquadrando ancora una volta le queste scarpe, cioè per far capire. Perché se gli inquadriamo le scarpe, almeno la gente capisce che malgrado tutto quanto io gli voglia bene, perché io che ancora invito uno così, vuol dire che gli posso solo che vuole bene. Dopo tutti questi anni. Grazie Stefano, buonanotte. Appuntamento poi con Stefano, anche li cediamo tutte le nostre radio, quindi a radio 6, e concludo così come ho fatto all'inizio con un grazie particolare, non me ne vogliate voi, al mio vecchio amico Renato grazie Archidiacono. Grazie a voi, è stata dell'ospitalità, che è stato molto bello. È stato amico e avvocato e credo, lasciatemelo dire, che l'abbiamo sentita di tutti i colori, dalle varie parti, nei social, in alcune trasmissioni, ma ho apprezzato tantissimo la tua chiarezza, per cui stasera non so che ascolto avremo fatto, io mi auguro sempre quello positivo di sempre, ma certamente grazie a te abbiamo salito un gradino da un punto di vista culturale, quindi grazie Renato. Grazie, troppo buono. No, ma è la verità. Grazie avvocato. E grazie buonanotte a tutti. Gol di notte, un programma di e con Michele Plastino.